Le eccellenze italiane sono state protagoniste del primo appuntamento dell'ottava edizione dei Le Fonti Awards, venerdì 9 marzo. La cerimonia di premiazione si colloca a conclusione di una giornata dal nome Le Fonti Night and Day, dedicata interamente alla crescita. Studi legali e imprese, M&A e tax l'hanno fatta da padrone. CEO dell'anno, attenzione, innovazione, finanza d'impresa. Il premio viene assegnato a Vito Rotondi di MEP Group per essere un imprenditore che ha fatto proprio il connubio tra trasformazione digitale e valorizzazione delle risorse umane, portando l'azienda a nuovi e importanti traguardi. E per essere tra i promotori nella creazione del primo Elite Basket Bond, puntando su nuove forme di finanziamento alle imprese. CEO dell'anno, innovazione, finanza d'impresa, Vito Rotondi. Siamo con il dottor Vito Rotondi, CEO e Managing Director di MEP Group, che per il secondo anno consecutivo si aggiudica il premio Le Fonti Awards come CEO per l'innovazione, in questo caso specifico per la finanza di impresa. Dottor Rotondi, un commento a caldo di questa premiazione. Grazie, è una premiazione importante per me, perché arriva sulla finanza di impresa. Per me è come ricevere il pane quotidiano, no? Perché di fatto vivo di questo, ho studiato questo. L'anno scorso è stata sull'innovazione, quest'anno invece è l'eccellenza nella finanza. Con Elite Basket Bond siete stati un po' pionieri. In che cosa consiste questo progetto e come si articola con il ruolo della finanza d'impresa? Sì, siamo stati pionieri, è un progetto costruito da pionieri. Elite è un progetto con cui si è creato un mercato dei capitali all'interno della borsa. È un mercato di capitali associato, affiancato ai mercati di capitali importanti, il mercato Star, anche l'AIM. 700-800 aziende elite, inizialmente 21 sono state selezionate, per poi essere selezionate soltanto 10, che si sono riconosciute in un soggetto, in un veicolo, che si è proposto attraverso i propri piani industriali, quindi la sommatoria delle 10 aziende, a interlocutori istituzionali. La collaborazione fra Borsa Italiana, Elite, Borsa di Londra e Banca Finint ha proposto questo ammontare complessivo di aziende, quindi, alla Banca Europea degli Investimenti, la quale ha valutato un complessivo di circa 122 milioni di euro di obbligazione complessiva, facendo quindi da sottoscrittore ancora, per poi proporlo alla Cassa Depositi e Prestiti, che nel frattempo è entrata anche nel capitale del progetto Elite, e poi a un mercato. Questa obbligazione di 122 milioni di euro decennale ha consentito alle aziende di finanziarsi. Noi abbiamo avuto 15 milioni di euro. Con cosa faremo con questi soldi? Faremo finanza d'impresa, è importante questo, quindi non abbiamo quella finanza dove non si ha la netta correlazione fra l'investimento e il finanziamento, qui si sa che cosa noi faremo, quindi finanza d'impresa in questo senso. Ecco, come è avvenuto un po' il percorso di recepimento dell'Industria 4.0? Il recepimento dell'Industria 4.0 è un importante tassello nel progetto di impresa. Cos'è un'impresa digitale? Di fatto uno studia e scopre che sono tre applicazioni fondamentali, un CRM, un ERP e il supply chain management. Ma queste tre applicazioni fondamentali introdotte attraverso un'impresa digitale dell'Industria 4.0 sono importantissime perché tutto avviene digitalmente, quindi senza la necessità che l'uomo intervenga e materializzi il dialogo, l'informazione, il dato, lo digiti al computer, tutto il resto. Questo è un vantaggio enorme per quanto riguarda la gestione.
L'industria 4.0 per quanto riguarda le macchine, noi in MEP ce l'avevamo già. Macchine erano già industria 4.0 proof, quindi la manutenzione programmata, la manualistica digitale, il controllo con un sistema informativo proprietario, sono tutte attività che già c'erano. L'industria 4.0 come tale ha avuto un impatto straordinario sull'azienda anche come leva culturale. Ecco, abbiamo parlato di tutto il percorso che le è valso il titolo di CEO dell'anno nell'innovazione per la finanza d'impresa. Quali sono invece i progetti futuri che MEP ha per appunto gli anni a venire? I progetti futuri sono saper affrontare, rispettando tutte le covenants che l'obbligazione propone, saper affrontare un mondo sempre più volatile, sempre più difficile. Mentre è semplice predisporre un piano industriale, è più difficile rispettarlo. Noi abbiamo fatto un piano industriale nel 2014, l'abbiamo rispettato fino al 2018, posso permettermi di affermare che anche il 2018 lo rispetteremo. E qui sta lo stimolo di un premio, poter dire, caspita, allora impegniamoci per prendere il premio anche l'anno prossimo, per una abbiamo ragione fatto la troveremo. Bene, faremo meglio. Grazie. Grazie a lei, grazie a voi.